Paolo Andreucci in coppia con Anna Andreussi su una Citroen C3 R5, il vincitore del 14esimo rally Città di Arezzo, Crete Senesi e Valtiberina, prima prova del campionato italiano Rally Terra disputato tra le strade bianche delle Crete Senesi e la provincia aretina. È bello, insomma, tornare alle gare dopo questo periodo qua, è sicuramente molto bello. E poi su una gara che ha delle strade fantastiche, una bella organizzazione, per cui insomma, fa ancora più piacere. Si è trattato del primo rally in Italia dopo lo stop imposto dal Covid-19, che ha portato ben 107 equipaggi, di cui 10 stranieri, con al via molto del meglio del rallismo italiano su strada bianca. Siamo contentissimi, siamo felici di essere riusciti a organizzare un evento di questo tipo in un periodo particolare come questo. L'impegno è stato massimo da parte delle istituzioni, delle forze dell'ordine, delle prefetture per riuscire a coordinare questo evento. È riuscito benissimo, nel modo migliore. Abbiamo portato in provincia di Arezzo e in provincia di Siena migliaia di persone che, seguendo i protocolli, hanno partecipato, team, equipaggi, media. È stata veramente un fine settimana importante da ricordare, sotto il punto di vista anche turistico, ricettivo, promozionale per i nostri territori. È stato fondamentale nel momento che stiamo vivendo. Grande agonismo, grande momento di sport, piloti da ogni parte d'Europa, i più forti piloti italiani. È stato veramente un successo. Ottimo risultato infine anche per l'aretino Davide Rosini, che si è piazzato al secondo posto nella sua classe. Bene, bene, oggi abbiamo preso, diciamo, il comando della classe, abbiamo vinto tutte e tre le prove, siamo arrivati alla fine secondi di classe e primi di campionato race day, quindi direi nella gara di casa ottimo, meglio di così non si poteva fare.